Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV. Nuovo confronto governo-regioni sulle misure per contenere l'epidemia di Covid-19. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha convocato per questa mattina alle 10 un vertice con regioni, ANCI e UPI. All'incontro parteciperanno anche il ministro dell'Università e il commissario all'emergenza Domenico Arcuri. L'obiettivo è cercare di mettere a punto le misure da inserire nel nuovo DPCM. Tra le ipotesi al vaglio, l'introduzione di orari scaglionati per la scuola, la chiusura delle palestre, lo stop a bar e pub dalle 21, ai ristoranti dalle 23 o dalle 24. Non è bastato un confronto lungo oltre 3 ore ieri del Premier Conte con i capi delegazione di maggioranza e i ministri Roberto Gualtieri e Francesco Boccia per definire le misure anti-contagio. Dunque oggi un nuovo confronto con le regioni e probabilmente nella serata di oggi gli annunci al Paese di una nuova stretta. E vediamo anche quali sono i numeri di questa epidemia di coronavirus in Italia. I numeri ancora in aumento, ieri sono stati registrati 10.925 nuovi contagi secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a venerdì 915 in più. I decessi sono stati 47, in calo rispetto ai 55 di venerdì. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 165.837 tamponi, un nuovo record da inizio epidemia. L'incidenza con il numero di positivi è del 6,6%. E poi i numeri dei ricoveri nelle terapie intensive, 705 in totale, 67 in più. Complessivamente le persone malate di Covid ricoverate negli ospedali sono 6.617, 439 in più nell'arco delle 24 ore. Ci sono quasi 110.000 persone in isolamento domiciliare su un totale di 116.935, 9.623 in più nuovi positivi in più nell'arco delle ultime 24 ore. Ed è arrivata anche una dichiarazione da parte del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Questa mattina sul Sole 24 Ore Brusaferro ha detto che si deve intervenire per ridurre i contagi. Un intervento ora è necessario per appiattire la curva dei contagi che stanno crescendo in modo significativo, ha detto Brusaferro. Dobbiamo evitare che accada quello che abbiamo visto negli altri paesi. I risultati di questi interventi non li vedremo prima di 10-15 giorni. Per questo non dobbiamo stupirci se nei prossimi giorni continueremo a vedere una crescita ancora importante dei positivi. In alcuni ambiti, ha aggiunto ancora Brusaferro, la diffusione del virus è molto controllata, come la scuola e il lavoro. Il problema è come ci aggregiamo informalmente, ha detto Brusaferro. Non è uscire per fare l'aperitivo, ma il fatto che non si fa attenzione e magari non si indossa la mascherina. E poi un passaggio sull'età media dei contagi, è rimasta sopra i 40 anni nelle ultime 2-3 settimane e questo è un dato positivo perché vuol dire che in questa fase gli anziani contraggono meno il virus e sappiamo quanto rischiano. È importante che ci sia un patto generazionale, ha detto ancora Brusaferro, per fare attenzione quando ci si relaziona con le persone anziane. Quello che preoccupa è che ora stanno crescendo rispetto ai mesi scorsi i contagiati sintomatici. Questo è un segnale che il virus sta avanzando. E allora veniamo ai dati del Friuli Venezia Giulia. Secondo il bollettino della Protezione Civile Regionale, ieri sono stati rilevati 167 nuovi contagi a fronte di 4.340 tamponi eseguiti. I casi attuali di infezione sono 1.966, mentre salgono a 13 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 49 i ricoverati in altri reparti.
Nel dettaglio dei casi, per quel che riguarda le residenze per anziani, si registrano le positività al Covid di un ospite e di un operatore a Trieste, oltre a quella di un altro operatore ad Artegna. In ambito sanitario sono state rilevate delle infezioni di due assistenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione di Udine e di un medico di Pordenone. Continuano a crescere anche i casi nelle scuole. E poi c'è un caso al centro dell'attenzione, che è quello del comune di Sappada, dove si sono registrati negli ultimi giorni, dal 3 settembre, 53 casi di positività al Covid-19 su 1315 abitanti. Valutare l'adozione di eventuali misure restrittive per Sappada è l'obiettivo di una nuova task force per l'emergenza Covid-19 del Friuli Venezia Giulia, che si riunirà anche questo pomeriggio dopo l'incontro, sempre in videoconferenza, di ieri pomeriggio, appunto per circoscrivere al massimo i contagi nel comune e spegnere i focolai. All'incontro, presieduto dal governatore Massimiliano Fedriga, ieri hanno partecipato l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, il sindaco di Sappada Manuel Pillerhofer, il prefetto di Udine Angelo Ciuni e il professor Fabio Borbone del board scientifico nominato dalla regione. Nell'incontro, nella videoconferenza di questo pomeriggio, dunque, si deciderà esattamente cosa fare e se introdurre delle restrizioni ulteriori per quanto riguarda il comune di Sappada, considerando appunto i dati sui contagi emersi negli ultimi giorni. L'incidenza settimanale della trasmissione del virus è aumentata progressivamente a Sappada da 0,23 a 0,76%. Ci sono 10 focolai, di cui 6 a trasmissione intrafamiliare e 4 a trasmissione intralavorativa. Nel pomeriggio di oggi, dunque, verranno prese le decisioni. Passiamo alla cronaca adesso, con un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte a Polcenigo in via Francescana, uno scontro tra due auto a seguito del quale uno dei due mezzi ha impattato contro il muro di un'abitazione, colpendo la colonnina del gas metano e tranciando l'alimentazione in bassa pressione. Sul posto i vigili del fuoco di Pordenone e i tecnici dell'Italia al gas, che hanno dapprima isolato e arginato la perdita del gas e quindi messo in sicurezza le due autovetture. Per i rilievi dell'incidente sul posto i carabinieri di Sacile. E si preannunciano giornate di mobilitazione anche in regione per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro, fermo dal 2013. Per domani e mercoledì i sindacati hanno organizzato vari presidi di protesta sul territorio, davanti agli ospedali e alle sedi delle associazioni di categoria. Vediamo. Sono 600.000 lavoratori in Italia che attendono da 7 anni il rinnovo del contratto collettivo nazionale, persone che con responsabilità e senso del dovere quotidianamente svolgono attività essenziali per il sistema sanitario, come pulizia di ospedali e case di riposo, o per il funzionamento delle imprese private. Filcams CGL, Fisascat CISL, Wiltux e Wilt Trasporti si preparano a scendere in piazza anche in Friuli Venezia Giulia per chiedere alla regione che si faccia qualcosa per sbloccare la situazione e per ottenere che a tutti i lavoratori che svolgono la propria attività in ambito sanitario sia messo a disposizione gratuitamente il vaccino antinfluenzale. In vista della manifestazione nazionale prevista a Roma mercoledì 21, domani ci saranno vari presidi sul territorio regionale: davanti all'ospedale di Cattinara a Trieste dalle 10 alle 12, davanti agli ospedali di Tolmezzo, Udine e La Tisana dalle 9.30 alle 10.30 e davanti alle sedi di Udine di Confindustria, Lega Coop, Conf Cooperative e Confapi dalle 15 alle 16. Inoltre mercoledì, in contemporanea alla manifestazione nazionale, ci sarà una protesta davanti alla prefettura di Udine dalle 15 alle 16 e all'ospedale di Pordenone dalle 8.30 alle 11. I sindacati puntano il dito in particolare contro le associazioni di categoria
che non sono state in grado di fare sintesi delle posizioni al loro interno, con il risultato che il contratto collettivo è scaduto nel 2013. E adesso apriamo la pagina sportiva parlando di ciclismo, perché oggi è il giorno della prima delle due tappe del Giro d'Italia lungo le strade del Friuli Venezia Giulia. Questa mattina la partenza della quindicesima tappa che da Rivolto arriverà a Piancavallo e noi ci colleghiamo con la nostra truppa esterna, con Luciana Idelfonso che sta seguendo questa tappa che vedrà anche il via ufficiale, diciamo così, da un punto di vista sportivo per questa competizione da Villa Manin. Luciana, sei proprio live da Villa Manin, allora a te la parola, buongiorno. Sì, buongiorno Angela, a te e ai nostri telespettatori. Qui ormai è tutto pronto per accogliere i ciclisti che partiranno proprio qua dal chilometro zero che vedete alle mie spalle per questa nuova tappa del Giro d'Italia. Prima, su volontà anche del patron delle tappe friulane Enzo Cainero, in collaborazione con l'Aeronautica Militare, i ciclisti partiranno per una sgambata, chiamiamola così, dalla base delle frecce tricolori, da Rivolto, accompagnate in cielo anche dalla formazione, per poi giungere qui e partire realmente per questa tappa. La Rivolto, appunto, Piancavallo, lunga circa 185 km, da una difficoltà media dovuta soprattutto alle lunghezze, ma anche a quattro Gran Premi della montagna che il Friuli quest'oggi potrà offrire ai ciclisti che arrivano da un percorso particolarmente impegnativo, quello di ieri che si è tenuto tra la Conegliana e la Val d'Obbiadene, che era un cronoprogramma, quindi per i più veloci. Oggi invece si deciderà qualcosa e deciderà soprattutto qualcosa chi ha ancora gamba, chi avrà ancora la possibilità di salire le montagne friulane per arrivare fino sul Piancavallo, 14 km e qualche metro, ma molto impegnativi, con grandi dislivelli che partiranno da una pendenza del 7,8% fino ad arrivare anche a pendenze che possono toccare il 12-13%. Quindi un percorso particolarmente impegnativo per la lunghezza, con salite medie, ma comunque da dover affrontare. A fare la differenza sarà il lavoro di squadra e poi chi avrà gamba. E allora noi qui aspettiamo alle 11:20 circa l'arrivo dei ciclisti e poi la partenza ufficiale. Nel frattempo la partenza da Rivolto con il sorvolo delle frecce tricolori per questo lungo abbraccio che sarà tricolore ma anche rosa per questa giornata speciale che vede il Friuli Venezia Giulia ancora protagonista ai massimi livelli per il Giro d'Italia. Angela, a te la linea. Grazie a Luciana Idelfonso per questo collegamento e noi adesso proseguiamo con il calcio e parliamo di Udinese. Udinese che questo pomeriggio affronterà il Parma alla Dacia Arena, fischio d'inizio alle 18. Se sul fronte contagi Covid-19 tutto sarà a posto, perché sono saliti a 6 i contagiati nel Parma, che è comunque arrivato a Udine. E se appunto la situazione non peggiorerà, si giocherà regolarmente. Per quanto riguarda la formazione, Gotti non ha sciolto i dubbi su chi sarà in porta, o meno non ha voluto rivelarlo a tutti. Sentiamo il servizio di Alessandro Sorza. È il momento della verità per l'Udinese che stasera alle ore 18 tornerà in campo dopo la sosta per le nazionali per sfidare il Parma, ospite alla Dacia Arena. Contro i ducali l'imperativo è vincere senza se e senza ma. In questo strano campionato piano piano tutte le altre stanno facendo punti e quindi non c'è tempo da perdere. Bisogna iniziare a pedalare già da stasera. La gara, tuttavia, è in dubbio fino alle ore 14, orario in cui arriveranno gli esiti degli ultimi tamponi effettuati. Il Parma, infatti, dopo le prime quattro positività di inizio settimana e la quinta di pochi giorni fa, ne ha riscontrata un'altra ieri che fa salire il conto a 6.
La ASL ha dato l'ok alla squadra di Liverani per partire in aereo per Udine, ma prima di scendere in campo bisognerà appunto verificare che i contagi non siano aumentati. Se non dovessero esserci ulteriori problemi, allora si giocherà regolarmente. E per la partita di oggi Gotti non si è voluto sbottonare ieri ai microfoni di Udinese TV per quanto riguarda il portiere. Lui ovviamente la sua scelta l'ha già fatta, ma la si scoprirà soltanto al momento della lettura delle formazioni ufficiali, e in quell'istante si scoprirà anche se Deulofeu partirà dall'inizio o se esordirà in bianconero soltanto partita in corso. Crescono infatti anche le quotazioni di Pussetto, che scalpita per affiancare Lasagna. Dopo il buon ingresso contro la Roma dovrebbe esordire da titolare Molina sulla fascia destra con Aueyan. Dall'altra parte, in mezzo, stessa mediana vista contro i capitolini. Covid permettendo, l'Udinese va a caccia dei primi tre punti. Andiamo a vedere anche le altre partite in programma in questa quarta giornata di campionato e quelle che si sono già giocate ieri, con la vittoria del Napoli sull'Atalanta per 4-1 e poi il derby di Milano vinto dal Milan per 2-1, la Sampdoria ha battuto la Lazio per 3-0, pareggio tra Crotone e Juventus 1-1. Bologna-Sassuolo si giocherà alle 12:30, Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari alle 15, poi Udinese-Parma alle 18, Roma-Benevento alle 20:45 e domani la gara tra Verona e Genoa. E a proposito di Udinese, Udinese Primavera, bella vittoria della Primavera bianconera contro il Pordenone, 4-0 il risultato finale. Allora andiamo a vedere la sintesi della gara che si è disputata ieri. Ecco il fischio, è cominciata Udinese-Pordenone. Attenzione, il pallone davanti per Cristo Gonzalez che si invola. Cristo Gonzalez, grandissima occasione. Ma allora l'Udinese può subito ripartire con Pinzi. Battistella che pensa al tiro e trova un grandissimo gol. Thomas Battistella, boom boom, fa 1-0. Tutto regolare, Destito, fuori, deviata da Carnelos. Federizzi taglia bene il campo, poi Cristo Gonzalez la gancia benissimo. Cristo Gonzalez, 2-0, Udinese. Spalla alla porta per il tiro di Destito. Entra in area, punta la porta, Pinzi, grande attacco della palla, grande attacco anche dello spazio poi di Ianesi. Come adesso, Banse, calcia Banse, vola. Carlos, si fa vedere anche Carli, prova il cross per lui, deve uscire altissimo Carnelos, palla che resta lì e c'è il gol del 2-1, ma c'è fuori gioco. Poi con l'astuzia prova a guadagnare qualcosa il difensore Pordenone. Pordenone, attenzione che passa ancora, Carnelos salva tutto, che occasione per il Pordenone. Poi Kum può ripartire in contropiede, può essere una buona occasione. Cristo Gonzalez salta nettamente Cugisi, palla per Ianesi, si fa vedere da questa parte Kum, Ianesi vede con la coda dell'occhio, Kum, rete, la chiude con un contropiede perfetto l'Udinese, gioia incontenibile per Kum. Passa ancora Kum, allora potrebbe esserci l'ultima folata Udinese. Kum dentro per Pinzi, leggermente in ritardo, poi arriva Ianesi, gran parata Pinzi, 4-0. Poker dell'Udinese, il fischio finale, applausi del pubblico, l'Udinese stravince e domina il derby contro il Pordenone per 4-0. Le reti nel primo tempo di Battistella e Cristo, nel secondo di Kum e Pinzi, che hanno sancito il punteggio con un sonoro poker. Andiamo a sentire anche le parole e il commento di mister Moras al termine della gara. Allora mister, finalmente è arrivata anche questa prima vittoria, nettamente schiantato il Pordenone nel derby, 4-0, che sapore hanno questi primi tre punti? No, hanno un sapore sicuramente che è rispecchiata la partita a quello che stiamo preparando già da tempo. Oggi ho avuto comunque un rinforzo da parte della società e un regalo, perché avere Palumbo tra di noi, avere Battistella e avere addirittura Cristo Gonzalez a giocare da titolari sicuramente hanno cambiato un attimino la qualità e la quantità che può avere questa squadra. A me fa enormemente piacere e ringrazio la società di questo regalo che ci hanno fatto, perché i giocatori hanno bisogno di un minutaggio e anche per trasmettere tutto quello che loro stanno imparando in prima squadra, rapportarlo ai propri compagni. E poi si è visto
in campo, che comunque abbiamo battuto una squadra che non si è arresa mai. Faccio i complimenti al Pordenone, perché è una squadra che quando riparte è stata veramente pericolosa. Sul 2-0, se riescono a fare gol, Carnelos molto bravo, cambia anche l'inerzia della partita. Sono contento perché questa è un'iniezione da quando abbiamo iniziato ai ragazzi. Poi sai, quando vinci una partita così, diciamo sì, nettamente, però deve essere sempre un percorso di autostima e di inserire sempre i ragazzi un pezzettino alla volta, ma sono contento e anche faccio un complimento al nostro portiere e a Rossito, che oggi è stato un giocatore veramente determinato, bravo, con tanta voglia. Mi piace la sua mentalità e piano piano darà ancora più soddisfazione. La panchina diventa importante. Ho ringraziato i ragazzi, specialmente quelli che devono stare seduti molto di più, però gli ho detto: ragazzi, nell'arco dell'anno tutti avremo le soddisfazioni per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati, che è principalmente quello di onorare il campo e fare un bel campionato giocando a calcio, perché a livello giovanile questo devi fare. Speriamo di andare a Monza, speriamo che insomma con questa situazione continuiamo a giocare a calcio, perché almeno c'è una valvola di sfogo. E ogni partita sicuramente avrà la sua storia, però ci faremo trovare pronti, attenti su tutti i fronti, perché all'interno noi ce l'abbiamo un obiettivo. In Serie B ora, con il pareggio rocambolesco del Pordenone contro la SPAL, 3-3 il risultato finale contro la squadra di Pasquale Marino sul campo del Teghil di Lignano Sabbiadoro. I friulani sono andati in vantaggio due volte in meno di 20 minuti con Diou e Barison. Si sono lasciati riacciuffare dagli emiliani con Lucas Castro prima e poi subito dopo il rientro in campo, dopo l'intervallo, con Strefezza al 46esimo. Al 52esimo è arrivato il tris degli ospiti firmato Paloschi, che completa la rimolta SPAL, ma grazie ad un forcing all'ultimo respiro i ramarri sono riusciti a trovare il rigore trasformato da Diou proprio in chiusura di tempo regolamentare. Entrambe le squadre fanno un piccolo balzo in classifica, anche se la SPAL sperava di portare a casa il bottino pieno dopo aver ribaltato la gara. E vediamo i risultati delle altre partite di questo campionato, di questa giornata di Serie B, con il Brescia che ha battuto il Lecce per 3-0, 1-1 tra Cosenza e Cittadella, 0-0 tra Cremonese e Venezia, 1-0 tra Frosinone e Ascoli. Monza Vicenza è stata rinviata, Pordenone SPAL 3-3, la Reggiana ha perso in casa contro il Chievo Verona per 0-1, Salernitana-Pisa 4-1, Virtus Entella Regina 1-1, Pescara-Empoli 1-2. Vediamo la classifica, che vede in testa Cittadella e Salernitana a 7 punti assieme all'Empoli, e poi il Frosinone a 6 punti, la Regina a 5, Chievo, Brescia, Lecce, Venezia 4 assieme a Reggiana, il Pordenone a 3 punti assieme appunto a SPAL e Cosenza, e via via poi ci sono tutte le altre squadre. Il basket adesso, con una vittoria importante dell'Old Wild West, che al Carnera ieri sera ha battuto in Supercoppa Verona per 84-69. Allora andiamo a sentire il commento di coach Bonicioli al termine della gara. Coach Matteo Bonicioli, 2-2 e contro una corazzata come Verona, l'impressione di una squadra spesso e volentieri, se non nella totalità, padrona. Innanzitutto bisogna ricordare che a loro mancavano Phil Green e Giovanni Pini, che sono due assenze pesantissime per il loro quintetto, così come a noi mancava Marco Giuri. Però oggettivamente abbiamo avuto un atteggiamento analogo a quello di Mantova, cioè una squadra che si preoccupa di difendere con intensità, con ancora delle debolezze, perché ci sono alcuni giocatori che l'anno scorso e negli anni precedenti non erano richiesti di avere questo tipo di impatto difensivo, adesso ci stiamo lavorando. Però complessivamente, diciamo, di squadra il volume che abbiamo prodotto è stato buono, abbiamo alzato le percentuali di tiro da tre punti,
Mi piace sottolineare che abbiamo cominciato la partita con un playmaker del 2000 di 2005 che ha fatto andare la squadra oggi meglio degli specialisti, cioè di Amato e di Nobile. Abbiamo avuto Fulan molto consistente, anche se meno appariscente, uno straordinario Antonucci, Nazareno italiano bene, Mobio sta crescendo, ci vuole tempo perché deve capire dove è arrivato e cosa gli si chiede, però complessivamente la valutazione è positiva. Adesso abbiamo una partita importantissima sabato prossimo in casa con Orzinuovi, che è una squadra tosta e ben allenata, con l'obiettivo di vincerla di uno dopo tre supplementari con un tiro da metà campo e andare alle final eight di Supercoppa. Mattia Bonicioli, a che punto è la tua creatura? Quello dove ti aspettavi fosse? Siete più avanti, siete più indietro? No, siamo dove mi aspettavo fossimo per un motivo molto semplice, perché la squadra ha avuto una disciplina mentale a sopportare dei carichi di lavoro fuori dalla norma, veramente ammirevole. Dopodiché è chiaro che possiamo ancora migliorare molto, soprattutto in alcuni dettagli sia difensivi, la copertura dell'area in certe situazioni, l'ingresso nei giochi più rapido. Però la preoccupazione grande che avevamo e quello che avevo detto alla squadra degli spogliatoi era che c'era i vantaggi che aveva Verona nei nostri confronti prima della palla 2 erano un anno di vita assieme, noi un mese, con lo stesso allenatore, come allenatore importante, e un gruppo di giocatori più abituati a questo tipo di battaglie, perché Tomasini, Rosselli sono tutti giocatori che hanno vissuto importante. Però quando vedo De Angeli, ribadisco, combattere contro Rosselli con questo atteggiamento, mi viene di pensare che molto spesso i giovani ti restituiscono in entusiasmo e in energia quello che non ti possono dare in esperienza. Siamo in chiusura, adesso vi lascio le previsioni del tempo, ci rivediamo per un'altra edizione live del nostro TG alle 12, a più tardi. Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo. Ci attende una domenica nel complesso bella. Sul Friuli Venezia Giulia sono infatti previste ampie zone di sereno un po' per tutto il giorno, qualche nuvola di passaggio ma nubi sul serio di poco conto, e si starà anche abbastanza bene come temperature. Entriamo più nel dettaglio, Udine e Pordenone con tempo bello, appunto cielo sereno poco nuvoloso, temperature massime fino anche a 17, forse 18 gradi, però di notte a primo mattino temperature contenute, minime che si avvicinano ai 5 gradi. Situazione del tutto analoga anche tra Gorizia e Trieste, quindi giornata di bel tempo, però con temperature all'alba bassine, invece di giorno nel complesso staremo abbastanza bene. Ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.